Roma, 25 gennaio 2017. I temi posti da Arsenale 2022 rappresentano delle priorità non solo per il Veneto, ma anche per lo sviluppo del Paese. E quanto hanno sottolineato oggi 40 parlamentari veneti, senatori e deputati di tutte le forze politiche, nell'incontro con i rappresentanti delle 10 associazioni del mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni del Veneto, riunite attorno al progetto Arsenale 2022. Durante l'incontro le associazioni hanno illustrato ai parlamentari il piano di lavoro e di programma, una serie di analisi e proposte per il rilancio del Veneto, dalla centralità dell'impresa e del lavoro all'innovazione e all'industria 4.0, dal welfare partecipativo alla formazione, dalle infrastrutture ai servizi e alla finanza. Quali sono le richieste di Arsenale specifiche per questo incontro? Innanzitutto noi ci presentiamo il fenomeno, dico così, di Arsenale, il lavoro che è stato fatto e questa novità di sintesi di 9 realtà significative del mondo economico e del lavoro del Veneto. Vado subito al centro, la cosa che chiederemo in maniera molto pratica è l'attenzione sulla governance della Pedemontana, quindi un elemento molto ben preciso che ci preoccupa ma che sta all'interno, come spiegheremo, di un contesto più ampio. Le infrastrutture sono importanti, le infrastrutture in Veneto sono fondamentali per il mondo del lavoro, per l'esportazione, per il welfare, per la nostra società. Quindi una cosa molto precisa e poi allargandolo al concetto, il Veneto, il lavoro, i lavoratori, il welfare, le infrastrutture, l'esportazione e tutto quello che va per affrontare la crisi ed affrontare la modernità. Avete incontrato il governatore Zaia, avete incontrato i mass media veneti, adesso i parlamentari, altre tappe? Certo, il mondo della scuola, dell'istruzione, dell'università, perché la formazione dei nostri lavoratori, dei nostri dirigenti è fondamentale, il mondo accademico per la ricerca scientifica e lo studio di nuove opportunità, successivamente fondamentale in Veneto l'incontro col mondo della finanza. La finanza è un elemento, un tassello importante e poi via via con tutti gli altri soggetti significativi nel mondo economico e sociale andremo a presentare il nostro progetto e a coinvolgerli in una progettualità comune che speriamo si possa sviluppare. Il sottosegretario Pierpaolo Baretta ha partecipato a questa presentazione di Arsenale 2022, 10 organizzazioni del Veneto, proposte concrete, lei ha fatto riferimento a una regione che è in crisi non solo economica ma anche sociale, serve un coordinamento per contare di più sia sul territorio veneto sia a livello nazionale e anche europeo. Sì, grandi potenzialità economiche della nostra regione ma anche una profonda crisi di fiducia, la vicenda delle banche, la vicenda dei migranti lo dimostrano. Questa esperienza di Arsenale 2022 ha il pregio di essere non solo piena di proposte ma di essere fatta da 10 associazioni, c'è una dimensione collettiva che è quello di cui ha bisogno il Veneto per recuperare solidarietà e fiducia. Un'unanimità di intenti abbiamo visto da tutte le parti che hanno partecipato, oltre 20 parlamentari, senatori e onorevoli del Veneto, tutti che dicono c'era bisogno di proposte perché se no ognuno va per conto suo. Sì, è così, perché diciamo che in Veneto la politica ha teso a ritirarsi e a lasciare che la società cresca da sola. Fino a un certo punto va bene, ma poi c'è bisogno di programmazione, di indirizzi e di sostegno e questo è il momento di riprendere, anche perché la crisi economica sta terminando con lentezza, ma sta terminando, cogliamo questa opportunità. Il governo può cogliere alcuni di questi aspetti e dare un aiuto, diciamo così, alla Regione Veneto e alle parti sociali del Veneto per ottenere alcune delle infrastrutture, per esempio, utili? Beh, il governo è disponibile e lo si vede da più cose. La prima che sulle infrastrutture dal Mose alla Pedemontana il governo ha messo risorse ed è disponibile a un confronto con la Regione. In secondo luogo il governo è disponibile ad una trattativa sui margini di autonomia della Regione, meglio una trattativa che un referendum che ci porterebbe invece lontano dall'obiettivo di contare di più.